appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo Stadio Olimpico è un impianto sportivo ricco di storia e varcarne la soglia fa venire davvero i brividi a molti. In campo grandi noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Via la partita. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Ha senza dubbio. Cross verso il centro, qui cerca la tira. Non è riuscito a trovare il gol. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Mattias Vecino gioca con un pallone lungo. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Tenta di allontanare il pallone. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Gioca una palla lunga. Cerca l'uomo là davanti. C'è la palla lunga in avanti. Sarà comunque rimessa in gioco quello. Cristante. Cristante può andare in rete, ecco il tiro, libera al momento giusto. Cosmes salta e colpisce di testa, bel tiro, sono andati vicini al gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Palla oltre la linea, gioco fermo. E trova bene il compagno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Se ne va. Non può, occasione di rete. Traversa! E c'è il gol della Lazio. Proprio all'ultimo respiro di questo primo tempo. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere.
risultato si... E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Vesino sul pallone. Scatta verso il pallone. Può crossare. Ottima giocata. Grande slalom. Mette il turno, prova con la palla lunga, riceve in ottima posizione. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Assolutamente. Si riprenderà con una rimessa laterale. Fa avanzare l'azione con il lancio incettivo. Buon tentativo, peccato, non va. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato. Lazzari, scodella in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ecco un'occasione di contropiede. Zaniolo. Sulla fascia, è libero. E passa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Attenti al tiro. Matic. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. In questo caso ha avuto troppa fretta di tirare. Da lì può segnare, può concludere. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare per il tiro. Felipe Anderson. Felipe Anderson tocca verso il centro. Lazio cerca disperatamente di gettarsi in avanti in quella che potrebbe essere l'ultima occasione della partita. Cataldi di forza. Pedro. Luis Alberto. Pellegrini. Smalling. È finita. E adesso tutto viene deciso dai calci di rigore. È stata una partita combattuta. Tutto sommato il pari mi sembra il risultato più giusto.
nessun motivo.